Buonasera a tutti, bisogna fare i complimenti a Piacenza, questa sera hanno fatto veramente una partita molto buona, sia in attacco che in difesa, segnando in maniera importante nel primo tempo da 3 punti, con la zona li abbiamo messi un po' in difficoltà, nel terzo quarto hanno fatto 1 su 11, l'unico che hanno fatto l'hanno fatto con Miaschi dall'angolo. Era un momento in cui potevamo rimanere ancora a contatto tra i 10 e i 13 punti, quindi siamo andati sotto di 16. Però hanno giocato con un'aggressività migliore sia in attacco che in difesa. Noi non abbiamo mai messo il corpo durante questa partita e non mettere il corpo ha un peso importante. In attacco, poi alla fine abbiamo fatto troppi errori nel momento in cui loro non segnavano e noi forzavamo i tiri perché volevamo rientrare subito in partita con un canestro da 3 punti, ma bisognava farli soffrire, andare dentro l'area, andare dentro, andare fuori. Nel primo tempo ci siamo riusciti bene, nel secondo tempo ha prevalso, secondo me, la voglia di fare. Ma non vinci una partita con un tiro quando mancano 13 minuti alla fine dell'incontro. Al primo tempo ho fatto 51 punti, alla fine ne hanno fatti 82. Nell'intervallo abbiamo detto che dobbiamo tenerli a 30 punti nel secondo tempo. Ci siamo riusciti. Il problema è che sono finite le energie nervose in attacco, sono completamente finite. Fisicamente sono una squadra più prestante di noi. In dubbio, una squadra che nelle difficoltà ha aggiunto un giocatore come Luca Cesana, che era già sotto contratto, comunque l'ha aggiunto. E quindi da lì poi hanno fatto quello che stanno facendo. Non c'è niente altro da aggiungere, se non che la partita da vincere è quella di domenica a Trapani, perché tutte le dirette concorrenti per il nono posto hanno perso. Trapani non ha giocato oggi perché rispettava il proprio turno di riposo e noi dobbiamo andare a fare una partita col coltello tra i denti. E il coltello tra i denti ce lo devono avere tutti in bocca, perché è una cosa importante in questo momento avere il coltello tra i denti. Questa sera qualcuno ce l'aveva, qualcuno no. E quindi questo mi dispiace, non so il motivo per cui qualcuno non ce l'aveva tra i denti. Magari qualcuno non ce l'aveva per gioventù, magari qualcuno ce l'aveva per altri motivi suoi personali, non sto qui a sindacare il motivo, però se dobbiamo andare a Trapani ce lo devono avere tutti e 10, tutti e 11, scusate, il coltello tra i denti. Chi non ce l'ha non gioca a Trapani. Cioè, alla palla 2 qualcuno non ha il coltello tra i denti, viene e fa lo spettatore, piglierà tanto freddo, perché a Trapani farà freddo perché non c'è riscaldamento, però questo è quello che ci siamo detti alla fine. Come gentleman agreement tra staff e giocatori. Avete domande? Fretta che dicevi di voler magari entrare subito, che ha portato a non lavorare, magari più nell'azione, cercare subito un tiro, è figlia, secondo te, anche del momento di difficoltà della squadra, della pressione che sentite, quindi per i risultati, o è proprio un problema che avete? Ma secondo me la pressione fa parte del gioco, perché quando tu fai un campionato dove ci sono 6 retrocessioni e due promozioni, devi sapere che se le cose iniziano a andare bene, scusate, può anche essere che venga invischiato in quella lotta della retrocessione, ok? E giocare per retrocedere è più difficile che giocare per vincere un campionato. Perché subentrano dei problemi psicologici, subentrano delle insicurezze, che se devi giocare una finale, comunque vada, magari hai la possibilità l'anno dopo di rigiocarla, ok? Se retrocedi, l'anno dopo sei retrocesso. E questa è una cosa che noi qui abbiamo già vissuto 2 anni fa, nell'anno Covid, dove abbiamo fatto quel girone infernale, che poi fortunatamente si è concluso bene. È difficile giocare per non retrocedere, la testa deve essere sgombra,
Questo non so se può causare qualcosa. Naturalmente i 3 tiri apprezzati sono stati presi senza voler dire, erano buoni tiri, ok? Perché erano tiri aperti. Però ne ha preso uno Quinn, uno Gianmarco e uno Matteo Ghirlanda, ok? Sono buoni tiri, io non dico che sono buoni, cioè, però ci sono dei momenti della stagione, ok? Che quella palla pesa di più di quando magari hai 4 vittorie e 2 sconfitte. Allora, in quel contesto magari se fai una penetrazione, fai un passaggio, crei qualcosa di diverso, fai 2 punti, fai 2 punti, 2 punti, 2 punti, è vero che 3x2 fa 6 e 3x3 fa 9, ok? Perché è matematica. Però se fai 6 punti, magari in maniera... loro stavano affrettando i tiri, avevano chiamato un timeout perché la zona stava dando i propri frutti e quindi erano nel momento psicologico della partita. L'unico momento psicologico della partita dove noi eravamo più forti, dove noi eravamo più forti di loro, ok? E quindi non dico che non bisogna tirare, perché per l'amor di Dio, però quando ci sono dei momenti della partita in cui la palla pesa di più, bisogna interpretare i momenti, perché se uno è libero e nella sua caratteristica c'è il tiro, è ovvio che lo debba prendere, ok? Però quei 3 tiri lì di seguito ci hanno fatto, loro non hanno segnato e noi siamo rimasti sotto di 13, ok? E dopo hanno fatto un giro di palla un po' fortunoso, la palla è arrivata a Miaschi con i piedi fuori dai 3 punti dall'area, abbiamo finito il quarto sotto di 16, ok? Finire il quarto sotto di 8, ok? 13 meno 2, 13 meno, facciamo 4, fa 9, finire il terzo quarto di 9 è diverso che finire il terzo quarto da 16, ok? Quindi in un momento della stagione in cui ti va tutto bene, noi facciamo 3 su 3 lì. In un momento in cui della stagione difendiamo, perché onestamente abbiamo difeso bene, cioè non possiamo dire che non abbiamo difeso bene il terzo quarto, perché alla fine hanno fatto 51 e 31, ok? Abbiamo fatto tanti errori nel primo tempo, ok? Di difensivi, molto, molto meno nel secondo tempo. Okay? Nel primo tempo abbiamo fatto, secondo me, anche un buon attacco, perché abbiamo fatto 39 punti contro una difesa che fa tanti cambi, dove adesso alla fine giocano tutti così contro di noi, quindi giocano coi cambi e quindi cambiano tutto. E il problema non è questo, perché comunque abbiamo fatto 71 punti ad Agrigento, 86 a Latina. Questa sera forse ne abbiamo fatti 69 alla fine, 70, ok? Ad Agrigento le squadre che hanno giocato contro Agrigento hanno una media di 60 punti, ok? Compresa Vanoli, tutti quelli sono andati. Quindi il problema non è l'attacco, il problema è che in questo momento dobbiamo giocare col coltello tra i denti in difesa, perché il momento richiede quello, di giocare col coltello tra i denti, perché tu vinci le partite se difendi. Ci sarà la partita che vinci 91-90, va bene, può capitare, però se noi li teniamo a 60, a 70 punti arriviamo in volata. E abbiamo fatto tanti errori anche difensivi, dove abbiamo la palla in mano e arriva uno da dietro e ce la toglie. Cioè lì io la difendo, se lui viene a sbattere sulle mie braccia farà un fallo. Cioè, bisogna essere più cattivi, bisogna essere più cinici, bisogna aiutarci di più, bisogna essere più squadra nelle piccole, nelle cose intangibili in questo momento. Perché sono quelle che ti danno la forza poi per andare in attacco e respirare. Perché se invece di iniziare la partita canestro, 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 inizia canestro, canestro, due difese, canestro, cioè la partita può cambiare, però Miaschi, pronti via, canestro, 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 e canestro fa 20 punti. Questo è un giocatore buono, se fa il primo canestro diventa buonissimo.